Quello che si riesce a vedere immediatamente è che il ghiacciaio è spoglio della neve che lo ricopre solitamente dall'inverno. La situazione che stiamo trovando in questo momento è quasi paragonabile a quella che si può trovare ad inizio di settembre o anche a settembre avanzato. La causa di questo è dovuto ad una stagione invernale con scarse precipitazioni nevose, quello che abbiamo misurato qui in Trentino in collaborazione tra la provincia autonoma e il Museo di Scienze, è una copertura nevosa che è pari circa alla metà di quella che scende negli inverni o che è scesa negli inverni precedenti. Di conseguenza questa copertura nevosa, con questa primavera molto calda, va a sparire velocemente. Inizia una fusione, c'è una perdita d'acqua e immediatamente appare il ghiaccio sottostante. Se la stagione estiva proseguirà con le temperature che stiamo vedendo già oggi ad inizio luglio, probabilmente a settembre, quando faremo le misure finali di regressione del ghiacciaio, troveremo una situazione abbastanza critica. Attraverso le immagini satellitari ci è per esempio possibile riuscire a vedere l'evoluzione durante tutto l'anno del ghiacciaio con una cadenza abbastanza intensa. Quello che abbiamo visto storicamente è che il ghiacciaio della Marmolada, come gli altri, sta riducendo la propria superficie e si sta frammentando. La frammentazione prevede quindi l'emersione di isole rocciose. Si riescono a vedere molto bene in immagini come queste, quindi queste sono le rocce che emergono e questi sono dei punti caldi per il ghiacciaio. Come si vede in questa immagine di Arpa Veneto, queste zone sono leggermente più scure rispetto alla superficie circostante e quindi si riscaldano maggiormente, contribuendo alla fusione del ghiaccio che c'è attorno. Dall'analisi delle centrali meteo, per esempio in Punta Rocca e Marmolada, quello che abbiamo visto è che dal 10 di maggio le giornate con una temperatura media inferiore allo zero sono state solamente 4 o 5. Significa che mediamente durante tutto il giorno il ghiacciaio, a parte alcune zone particolari che possono essere in ombra, rimane sempre sopra lo zero. Questo significa che il ghiacciaio si fonde anche la notte, quindi è un processo che continua ad andare avanti, non c'è mai pausa nemmeno la notte. Mediamente, a seconda della zona, un ghiacciaio come questo può perdere anche 5-6 metri all'anno di spessore della fronte. Tanti, pochi, significa che se non andiamo a vedere quel ghiacciaio per 10 anni, quel ghiacciaio può perdere dai 50 ai 60 metri in 10 anni. E 60 metri è una misura veramente importante. Secondo alcune stime fatte dal CNR e dall'Università di Padova, il ghiacciaio della Marmolada probabilmente entro il 2050 non sarà più come lo conosciamo, sarà quasi tutto scomparso, rimarranno solamente alcune placche di ghiaccio nelle zone più alte, protette dalle montagne attorno, dove le valanghe di neve continuano a scaricare neve in inverno e quindi rimarranno dei piccoli corpi ghiaccionevati o glaciali, però sicuramente non sarà più il ghiacciaio regina delle Dolomiti come lo conosciamo adesso.